E ciò che sarebbe potuto accadere realmente a Montaguto lungo la statale 90 delle Puglie, a seguito della caduta massi dovuta all'instabilità del costone divorato dagli incendi. Avviate l'operazione di messa in sicurezza del versante situato al confine tra Campania e Puglia, in campo una squadra di rocciatori esperti nella rimozione dei massi. Eccoli, in caduta libera, in fase di traiettoria e saltellamento verso la statale e la vicina ferrovia ad assistere all'intervento insieme ai tecnici della protezione civile della regione Campania, il sindaco di Montaguto Marcello Zecchino. Questo è proprio un test per far capire eh, agli automobilisti che non erano quattro sassi che cadevano e allora le vite umane prima di tutto, quindi la tutela delle vite umane e quindi ben comprendendo i disagi che stiamo vivendo sulla nostra pelle, in primis i commercianti che vivono lungo questa arteria, eh, noi stiamo assicurando di fare nel minor tempo possibile tutte le operazioni di messa in sicurezza per consentire la riapertura della strada statale. Sono stimati in circa 15 giorni gli interventi cominciati stamattina. Eh, ovviamente bisogna tenere conto anche delle condizioni meteo, se ci saranno delle precipitazioni sarà impossibile eh, da una parte effettuare le operazioni, però dall'altra parte queste precipitazioni potrebbero far scendere quel materiale sciolto che è in condizioni instabili e quindi fare una pulizia diversante ulteriore.